Bentornati nel corso di Excel. Come potete vedere dalla diapositiva, oggi parleremo di formato dati. In realtà questo argomento è già stato trattato nelle precedenti lezioni, ma oggi faremo ulteriori approfondimenti e proporremo anche la risoluzione di due semplici esercizi. Andiamo ad aprire una cartella di lavoro. Aumentiamo lo zoom del foglio di lavoro cliccando qui sul pulsante, sul cursore in basso. A destra, i dati che andremo ad inserire nelle celle di questo foglio di lavoro dovranno avere dei formati ben definiti. Cominciamo a lavorare con le date. Alla colonna A assegneremo il formato data in cifre. Alla colonna B assegneremo il formato data estesa. Andiamo a scrivere qui una data che si riferisce all'anno corrente. Non c'è bisogno di scrivere le cifre che si riferiscono all'anno, basta digitare il giorno e il mese. Per esempio 25 4. Possiamo usare sia lo slash che il trattino, va bene lo stesso. Confermiamo. La stessa data la andiamo a scrivere adesso nella cella B1. Confermiamo. Vedete che Excel ci restituisce anche il giorno della settimana. Se dobbiamo inserire invece una data che non si riferisce all'anno corrente, è necessario digitare anche le ultime due cifre dell'anno, per esempio 25.4.96. La stessa data la inseriamo nella cella B2. Confermiamo. Alla colonna C invece assegneremo il formato numero. Andiamo a scrivere un numero. Excel ci visualizza il numero con due cifre decimali. È possibile modificare il formato di questo numero andando sulla colonna C, cliccando col destro, entrando nel menu formato celle, oppure selezionando sempre la colonna e scegliendo altri formati numeri. Ecco, per esempio, qui possiamo azzerare i decimali e assegnare il separatore delle migliaia. Quindi qualunque numero andremo a scrivere qui. Ecco, sarà senza cifre decimali e con il separatore delle migliaia. Alla colonna D e alla colonna E assegneremo il formato rispettivamente di valuta e di contabilità. E andremo a vedere che differenza c'è tra i due formati. Andiamo nella cella D1 e scriviamo un importo in denaro, 2500. Scriviamo un altro anche qui. Anche uno negativo. Gli stessi numeri li andiamo a scrivere nella colonna E. Come potete notare, a prima vista non c'è nessuna differenza tra il formato valuta e il formato contabilità. In realtà le differenze ci sono ed è giusto che sia così. Andiamo a selezionare per esempio la colonna D, pulsante destro, formato celle. Vedete che qui c'è una scheda in cui è possibile assegnare un colore rosso ai numeri negativi ed è quello che faremo. Quindi tutti i numeri che sono negativi saranno rappresentati con il colore rosso, oltre che ovviamente con il segno meno. Se andiamo a cliccare invece sulla colonna E, pulsante destro, formato celle, notiamo che la scheda numeri negativi non esiste. E questa è già una prima differenza. Per vedere le ulteriori differenze, selezioniamo le due colonne, allarghiamo il loro contenuto contemporaneamente. Nel formato valuta è possibile allineare il contenuto nelle varie celle. Per esempio, questa la allineiamo a destra, questa la allineiamo al centro, questa verrà allineata a sinistra. Lo stesso lavoro non può essere fatto invece con la contabilità. Il contenuto delle celle non può essere allineato né a sinistra, come vedete, né al centro,
ma rimane allineato tutto a destra. Potete notare anche un'altra differenza, che il segno meno nel formato contabilità compare allineato a sinistra, mentre nel formato valuta compare vicino al numero, in questo caso al numero 7. Alla colonna F assegneremo invece il formato percentuale. Andremo a scrivere dei numeri che rappresentano delle percentuali. I numeri sono rappresentati con due cifre decimali, ma come dicevamo prima, se andiamo a cliccare sul formato celle, possiamo azzerare i decimali. Quindi tutti i numeri che abbiamo scritto qui rappresentano delle percentuali senza i decimali. Completiamo l'argomento formato dati proponendo due semplici esercizi. Il primo riguarda la costruzione di una semplice fattura, che vedete già qui rappresentata, in cui andremo ad utilizzare il formato dati contabilità e il formato dati percentuale. Questo è l'esercizio già realizzato, vediamo come realizzarlo aprendo un nuovo foglio Excel. Intanto qui andremo a scrivere per esempio la città e la relativa data. Scriviamo per esempio Milano, allineiamo a destra. Qui inseriamo la data odierna. E in realtà utilizzeremo un formato particolare, vedete, scrivo uguale, poi scrivo oggi, apro parentesi e chiudo parentesi. Questo mi consente di inserire la data corrente, nel senso che se io questo foglio di lavoro lo apro il 7 di aprile, qui nella cella C3 mi figurerà 0704 2020. Bene, inserita la data, adesso andremo a scrivere l'intestazione. Per fare questo utilizzeremo dal menu Inserisci la casella di testo. Andiamo a cliccare su casella di testo, ci portiamo per esempio in questa posizione e qui andiamo a scrivere l'intestazione. Andiamo magari ad aumentare il font. Quindi facciamolo di 14, ecco qui. Poi qui scriveremo l'oggetto preventivo, qui metteremo delle X. Andiamo adesso a scrivere qui prezzo impianto. Questo lo formatteremo cliccando sull'allineamento a destra e andremo a mettere il valore, quindi la colonna D la formatteremo come contabilità. Quindi andremo a scrivere il prezzo dell'impianto 24.350. Qui invece andremo a scrivere la percentuale IVA, quindi percentuale IVA. Anche questa la allineiamo a destra. Qui andremo a scrivere la percentuale, quindi la cella dovrà essere formattata come percentuale. Quindi 22%. Qui andremo a scrivere il prezzo compreso di IVA, quindi prezzo IVA compreso. Anche questo sarà allineato a destra. E qui andremo a scrivere la formula, quindi uguale il prezzo dell'impianto più, apriamo una parentesi, il prezzo dell'impianto moltiplicato per la percentuale, che in questo caso è il 22%. Chiudiamo la parentesi, confermiamo e questo è il totale comprensivo di IVA. Continuiamo a scrivere altre cose qui, per esempio opere murarie. E opere murarie, qui il formato deve essere contabilità, ci va bene, scriviamo 4.500, poi qui scriviamo
IVA, percentuale IVA, ecco, dato che ce l'abbiamo già in questa cella la percentuale IVA, teniamo premuto CTRL in modo che appare la freccina bianca col segno più, trasciniamo col sinistro e questo equivale a copiare e incollare il contenuto di questa cella nella cella C18. Anche qui andremo a calcolare, o meglio a scrivere la percentuale, che in questo caso è del 10%, però prima di farlo sceglieremo il formato corretto, quindi percentuale 10. E qui adesso andremo a scrivere il totale, quindi totale opere murarie. Possiamo copiare questa formula, quindi possiamo fare copia, andare qui col destro e fare incolla. Ecco che ci dà automaticamente il valore comprensivo di IVA delle opere murarie. Qui andremo a scrivere il totale complessivo, totale, e qui andremo a fare quindi una somma uguale questo valore più quest'altro valore. Ecco qui che il valore complessivo è 34.657 euro. Per vedere adesso questa fattura in layout di stampa, perché magari la vogliamo ovviamente stampare, andremo a cliccare su layout di pagina. Vedete questa icona che si trova qui in basso, layout di pagina. E su layout di pagina noi possiamo vedere come appare il foglio che dobbiamo stampare. Qui possiamo aggiungere per esempio un'intestazione. Scrivere per esempio ditta Rossi e figli. Usiamo la E commerciale, la dobbiamo inserire, digitare due volte. S. S. Questa è l'intestazione. E inserire poi il pie pagina. Il pie pagina ci sono i dati relativi alla via, al telefono, eccetera, eccetera, al codice fiscale. Per esempio via e così via. Questi sono i dati relativi al pie pagina. Andiamo a vedere come appare il documento in anteprima di stampa. Ecco come appare il nostro documento. Ritorniamo indietro e andiamo in visualizzazione normale cliccando su questa icona. Ecco, vedete che quando noi apriamo l'anteprima di stampa, Excel ci fa vedere con la linea punteggiata il formato del foglio sul quale noi andremo a stampare. In questo caso il formato è 1x4. Come secondo esercizio vi propongo la realizzazione di una tabella di millesimali. Già qui vedete impostata la tabella, dobbiamo riempirla con i relativi importi. Nella colonna A abbiamo riportato i nomi delle tabelle, sono 4 in tutto. E per ciascuna tabella il relativo importo. Andiamo intanto qui a mettere il totale utilizzando la somma automatica. Confermiamo. Qui adesso andremo a fare la somma dei millesimi. Ovviamente questa somma ci dovrà ritornare come valore 1000. Utilizzeremo anche qui somma automatica. Clicchiamo e trasciniamo verso destra. Ovviamente le celle che sono rimaste vuote sono tali perché mancano i rispettivi importi che adesso andremo a vedere come inserire. Dunque, andiamo nella cella F3 e calcoliamo il primo importo relativo alla tabella 1. Quindi dobbiamo fare uguale i millesimi, quindi 90,58 per l'importo relativo alla tabella 1. Attenzione, una volta che abbiamo cliccato sulla cella B1 dobbiamo digitare il tasto di funzione F4. Questo ci consente di fare riferimento sempre a questo valore quando noi andremo a trascinare le celle verso il basso. Poi dobbiamo dividere per questo valore qui, che ovviamente è 1000. Anche qui dovremmo utilizzare la funzione valore assoluto cliccando
sul tasto di funzione F4. Vedete che Excel, quando un valore viene considerato assoluto, antepone davanti alla colonna e davanti alla riga il simbolo di dollaro. L'unico valore relativo qui in questa cella è l'importo, o meglio, i millesimi relativi a questo condomino. Quindi clicchiamo qui confermando e andiamo a fare la somma. Ecco che automaticamente il totale si è aggiornato e coincide con l'importo che avevamo riportato qui nella tabella 1, o meglio, che avevamo precedentemente assegnato nella tabella 1. È chiaro che cambiando questo importo cambia anche l'importo qui nella cella F13. Andiamo adesso a calcolare l'importo relativo alla tabella 2. Utilizzeremo la stessa formula, uguale i millesimi per questo valore qui. Poi clicchiamo su F4 e dividiamo ancora per 1000, cliccando ancora su F4. Confermiamo e trasciniamo. Dopodiché andiamo a controllare se l'importo totale coincide con quello della tabella 2. Ci portiamo adesso nella cella J3, uguale i millesimi per l'importo relativo alla tabella 3 in valore assoluto, quindi digito F4, diviso 1000, digito anche qui F4, confermo e trascino, controllando che il totale coincida con l'importo relativo alla tabella 3. Infine andiamo nella tabella 4. Qui ci attendiamo che tutti gli importi saranno uguali in quanto i millesimi sono tutti pari a 100. Quindi uguale 100 per l'importo relativo alla tabella 4, anche questo in valore assoluto, quindi digito F4, diviso 1000. F4, confermo cliccando sul segno di spunta, trascino e la somma ovviamente mi deve ritornare 254,15. Qui per quanto riguarda i totali andremo a sommare i valori relativi a ciascun condomino, quelli riportati in rosso, quindi questo più e più infine L3. Confermiamo, trasciniamo verso il basso. Ecco che questo totale coincide con l'importo delle quattro tabelle, dell'importo totale relativo alle quattro tabelle. Per quanto riguarda la rata che ciascun condomino dovrà pagare, dobbiamo scrivere uguale il totale diviso 12. Premiamo qui sul segno di spunta e trasciniamo. Abbiamo così ottenuto l'importo di ciascuna rata che ogni condomino dovrà pagare.